Ischia, Biblioteca San Guarnaccia, presentazione Luna e Achille di Teresa Catone. Proseguono gli eventi promossi dalla Biblioteca San Guarnaccia dell'APS, la Casa del Sole di Ischia, che si sta affermando sul territorio attraverso varie iniziative culturali e punta attraverso la stipula di diversi protocolli d'intesa, come quello con la Biblioteca dei Vincenziani di Davoli, a promuovere una più stretta sinergia nel territorio del Basso Ionio per la programmazione di eventi culturali. L'ultima iniziativa si è tenuta nei giorni scorsi davanti ad un pubblico attento e qualificato. La scrittrice Teresa Catone ha presentato Luna e Achille, un'opera corredata dalle illustrazioni di Andrigo Giampiero, rivolta ai giovani e alle famiglie, in cui i protagonisti sono un gatto e un cane, attraverso i quali l'autrice punta a valorizzare i valori della famiglia, sottolineando l'importanza del tempo che trascorre e su cui è importante soffermarsi. L'iniziativa, spiega la vicepresidente dell'APS La Casa del Sole, Emma Sigillò, moderatrice dell'incontro, si inserisce all'interno di altre organizzate della biblioteca che puntano a stimolare il pubblico su temi di crescita culturale e consolidamento di valori. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, prosegue, e riteniamo che il progetto della biblioteca, grazie anche ai risultati ottenuti, è vista non solo come luogo di studio e ricerca, ma anche come occasione di incontro e confronto, sia un'opportunità per tutto il territorio del Basso Ionio su cui puntare. Dopo i saluti del sindaco Vincenzo Mirarchi, l'incontro si è sviluppato attraverso un dialogo fra l'autrice Teresa Catone e la vicepresidente Emma Sigillò, a cui ha fatto seguito un dibattito in cui hanno offerto il proprio contributo di idee, fra gli altri, Don Gigi Drosi, Lucia Scuteri, Annie Jirikowski, Antonio Corasaniti, Gabriella Maida, Brunella Cammarano.